Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Buona giornata a tutti e a tutte. Allora, il video di oggi è un video tutorial pratico su richiesta di Ilaria da Row Your Boat, che saluto. Ilaria mi ha lanciato un bel assist che ho subito segnato sul mio zibaldone che è nascosto qua di fianco, a fianco al remergometro. Allora, un video tutorial sul tema gli esercizi di potenziamento muscolare funzionale, quindi specifici per migliorare la forma sul remo ergometro, esercizi a corpo libero. Essenzialmente vi faccio vedere la routine o una serie di routine che utilizzo io personalmente. Ad alcuni potranno piacere, ad altri potranno non piacere. Questo che vi mostro oggi è quello che faccio io personalmente e che trovo efficace e funzionale su di me. Quindi prendete spunti e fate vostro quello che pensate possa andare bene per voi, scartate il resto. Disclaimer con i punti esclamativi: questi esercizi che vi mostro nel video possono non essere adatti a tutti. Per sostenere un certo tipo di carico a corpo libero e un certo tipo di esercizi bisogna essere sani fisicamente. Quindi, se provate a fare gli esercizi e vi fate male, la responsabilità è vostra. Chiuso il disclaimer. Allora, come scritto anche ho scritto un post lancio stamattina su Facebook, il remo ergometro, quindi l'indoor rowing, il rowing, il canottaggio, è già uno sport che da solo, se fatto bene, va a sollecitare l'85% della muscolatura complessiva, con alcuni muscoli, diciamo, interessati, coinvolti indirettamente o in misura minore, che andremo a sollecitare con della rifinitura a corpo libero o con l'ausilio di pesi di varia natura. Carico può essere modulato e calibrato. Quali sono queste zone che non vengono prese direttamente dall'azione di voga e che dobbiamo andare a richiamare? Essenzialmente i muscoli dei tricipiti, quindi la parte posteriore del braccio, è interessato solo indirettamente nella fase di recupero, quando si ritorna e si estendono le braccia. Vedete questo movimento qua, è un movimento indiretto che, sebbene prenda il tricipite, non fa carico diretto sul muscolo. Altra zona che non viene toccata e che è un hot spot per molte amiche: l'interno coscia assolutamente non viene toccato dal movimento di voga. E se anche diventaste dei fortissimi vogatori con cosce importanti, io vi garantisco che se vi metto a fare se vi dovessi prescrivere i side lunges, cioè ovvero gli affondi laterali o le accosciate laterali, voi il giorno dopo non riuscireste a sedervi, perché avreste l'interno coscia che con questo effetto tremolante qua. Quindi dobbiamo andare a compensare queste zone. La mia routine personale di riscaldamento, vado un po' a getto, non ho preparato una scaletta, quindi man mano quello che mi viene in mente ve lo faccio vedere. Allora, in fase di riscaldamento vado appunto a richiamare e a sollecitare due parti che contemporaneamente, un esercizio che è
piegamento da posizione di mezzo squat con le mani messe in questa posizione e non nella posizione classica, perché ho notato che tenendo le mani in piegamento in questo modo qua riesco a sollecitare contemporaneamente i tricipiti che vi dicevo prima, il petto, ecco, è un'altra zona che non viene presa direttamente nel ciclo di voga, e li prendo molto molto in profondità. Essenzialmente cosa faccio nel riscaldamento? Per 10 volte alterno questo piegamento da posizione di mezzo plank. Allora, guardate, il movimento è questo, si va giù fino a far toccare il petto contro il materassino e si torna su. Lo faccio per 10 volte abbastanza rapide, quindi 1, 2, 3, 4 fino ad arrivare a 10. Poi cosa faccio? Ho il bip acustico, porto le mani in posizione tradizionale e vado a fare 10 secondi di mountain climber. Segnale acustico, ginocchia giù, oriento le dita di nuovo in dentro e di nuovo piegamento da posizione di mezzo plank per 10 volte. Vi garantisco che alternando una ripetizione di push-up da posizione di mezzo plank e i mountain climbers arriverete dopo queste 10 ripetizioni con le pulsazioni già ben oltre i 140 e perfettamente in temperatura, e avrete già preso due zone che sulla voga non vengono prese direttamente. Poi, qual è l'altra zona che non viene presa direttamente dalla voga? Se osservate i vogatori, anche professionisti, hanno una struttura muscolare molto completa, ma non li si riesce a guardare nei distretti inferiori, cioè dalle ginocchia in giù, perché praticamente è come se avessero dei polpacci di persone che non hanno mai mosso i polpacci in vita loro. Quindi i canottieri normalmente peccano nella forza sui polpacci. E allora cos'è che andremo a fare? Un esercizio veramente semplicissimo. Prendiamo due pesi, manubri, li teniamo all'altezza delle spalle, mi giro così potete vedere il muscolo gastrocnemio come si va a strizzare, e semplicemente facciamo delle alzate sulle punte per una trentina di ripetizioni. Dovete andare su forte con le punte dei piedi, su, su, su. Altro esercizio per prendere contemporaneamente coscia, gluteo, interno coscia e polpacci. Posizione di sumo squat, peso sopra la testa, sguardo avanti, addome contratto, ci portiamo e stiamo in questa posizione e facciamo alzate sulle punte dei piedi da questa tenuta isometrica, ok? Questo va a prendere un comparto muscolare che direttamente non è preso sul remo ergometro, quindi l'interno coscia contemporaneamente e il muscolo gastrocnemio, il gemello del polpaccio. Questo è un esercizio compound, composto, più zone muscolari prese contemporaneamente, isometria nella zona di coscia e quadricipite, isometria sulla parte delle spalle per la tenuta del peso sopra la testa. Questo è un ottimo esercizio all around che faccio sempre. Poi, un altro classico che va
veramente nello specifico del movimento di gambe e di richiamo, perché prendiamo gambe, ma anche tenuta isometrica sul core, la parte del retto addominale. Questo è un esercizio piuttosto impegnativo che fa schizzare le pulsazioni alle stelle, ci va il massimo controllo dell'allineamento posturale. Io lo chiamo Mountain Climbers con doppio richiamo di gambe. Allora, in cosa consiste? Partenza da posizione di plank. Questo è l'esercizio. Dovete cercare, quando tornate indietro in spinta con le gambe, di non fare questo lavoro qua con la schiena, perché andate a perdere il controllo, l'allineamento posturale e il controllo sul core. Quindi addome è sempre strizzato e marmoreo. Continuate. Dai 30 ai 45 secondi. L'ideale sarebbe 40 secondi. Questo è un intramezzo cardio che metto sempre nei circuiti cardio fitness e che a un certo punto vi rende la vita molto molto complicata. Questo è un altro esercizio a corpo libero funzionale per il discorso forza resistente sul remo ergometro. Altro esercizio che è un classico ma richiede un ottimo controllo del corpo, della coordinazione, non è per tutti, e si chiamano burpees. Il burpee può essere fatto in versione soft o in versione violenza. Allora, vediamo la versione soft, che può essere adatta un po' a tutti. Partenza da posizione di plank. Richiamo una gamba, richiamo l'altra, salto, torniamo giù, indietro con una gamba, indietro con l'altra, metteteci anche un piegamento, poi tornate su, richiamo di una gamba, richiamo dell'altra, balzo, torniamo giù, estensione e così via. Questo per chi non è proprio sicuro del movimento e ha bisogno un po' più di controllo. Il controllo in ogni esercizio deve essere, il focus deve essere messo sulla zona centrale e la schiena sempre in sicurezza tramite la contrazione del retto addominale, quindi stabilità del core, core stability. La versione violenta, violenta tra virgolette, e intensa del non nel mountain climber, scusate, del burpee è questa. Richiamo, balzo, giù. Ok? Ma ci va controllo e soprattutto capacità aerobica per mantenere l'intensità. E altro esercizio che metto, altra routine per la forza funzionale sul remo ergometro. Gli affondi con balzo più qualche secondo di tenuta isometrica. Quindi, uno, state in questa posizione, contate con dei piccoli con delle piccole pulsazioni, 5 secondi, cambio gamba con saltello, di nuovo, è anche un ottimo esercizio per l'equilibrio. E così via, sguardo avanti, addome contratto, molto pesante questo esercizio, porta sulle pulsazioni ed è ottimo. Qua
Questo è un esercizio che io vado a prescrivere molto spesso a chi non ha possibilità nella propria zona di utilizzare delle salite. Questo dinamismo nel movimento, quindi il balzo e l'affondo frontale, simula molto bene l'impennata di pulsazioni che si ha in una corsa collinare. Poi ancora, sempre nelle mie routine di potenziamento a corpo libero, c'è un movimento che è un tipico intramezzo cardio killer che si chiama X-Jump. Io lo trovo più difficile, alcuni miei allievi mi hanno detto è molto simile al jump squat. No, il jump squat lo troviamo e lo possiamo integrare nel burpee. L'X-Jump richiede più controllo e coordinazione del movimento. Essenzialmente, come lo faccio io? Partenza da posizione semiaccosciata, si salta portandosi in posizione da X. Vedete che ogni volta che accosciamo giù andiamo a richiamare un movimento propedeutico per la voga. Quindi partenza, balzo, balzo. E in aria prendiamo questa posizione ad X. Poi, con l'ausilio di, vedete le pulsazioni che schizzano, con l'ausilio di un paio di pesetti, io punto sempre alla funzionalità, che significa tante ripetizioni con un peso moderato, facile, perché all'aumentare del numero di ripetizioni, un peso da 3 comincerà a farsi sentire via via sempre più pesante, esattamente come succede con la spinta nel remo ergometro. Allora, questo è un esercizio che si chiama rematore con manubri, anche chiamato non originale bent over row, ovvero in posizione di semi accosciata, semi squat, non state così come tanti stanno sul vogatore, che vogano in questo modo qua sull'erg, no, sguardo avanti, schiena dritta, addome contratto, si tengono le braccia distese, da questa posizione si spingono i manubri verso il costato, con un bel movimento deciso, e si ritorna giù piano. Ok? Anche qua, ripetizioni, andate a secondi, quando arrivate al minuto di ripetizioni, va benissimo, in un circuito cardio fitness, ad esempio in un circuito cardio fitness, con ripetizioni lunghe, questo può essere portato dai 45 secondi al minuto. Questo è un movimento molto molto specifico che simula logicamente il ciclo di voga. Lo faccio molto spesso nelle mie routine di riscaldamento. Poi abbiamo un bellissimo movimento tenuta isometrica, può essere anche fatto come trasformato in esercizio dinamico, ve lo faccio vedere sempre di lato, da posizione, per chi non ha abbastanza forza lo fa sempre dalla posizione di mezzo plank. Allora, cosa facciamo? Orientiamo le mani in fuori, quindi le dita in fuori, sia dalla mano destra che dalla parte sinistra, ok? Non facciamo curve, non stiamo così con la schiena, addome contratto, i piedi non incrociateli, perché incrociare i piedi
porta ad un atteggiamento di schiena inarcata, quindi i piedi sono dietro, tenuti così, ma non incrociati. Allora, da questa posizione, io normalmente cosa faccio? Sto in tenuta isometrica andando giù così, che va ad isolare profondamente i muscoli deltoidi. Andiamo giù così e stiamo qui. 15-20 secondi di tenuta isometrica, profonda sui muscoli. Scusate, ho detto deltoidi, volevo dire, intendevo dorsali, reset, sul gran dorsale. Possiamo stare qui, che ha anche un interessamento sul muscolo, sui muscoli bicipiti, oppure rendere il lavoro dinamico, e allora andremo giù. Molto specifico per il canottaggio, andiamo giù, giù, ripetizioni. Le ripetizioni possono essere in media dalle 15 alle 20 ripetizioni. Allora, questo era il penultimo esercizio, gran dorsale. L'ultimo esercizio che vi consiglio sono i dips con l'ausilio di una sedia abbastanza robusta. Questo esercizio va a prendere sia il retto addominale tutto che i tricipiti e in parte i deltoidi, il deltoide posteriore delle spalle, ma soprattutto i tricipiti in maniera molto molto profonda. Allora, da questa posizione la schiena è piuttosto vicina alla sedia. Con le mani assicuratevi di appoggiarvi bene alla sedia, non sull'angolo che magari rischiate di perdere l'appoggio. Bene saldo l'appoggio, il perno sulla sedia. Allora, partenza, spinta su e allineiamo il corpo, torniamo giù, spinta, giù, spinta, giù, e così via. Dovete portare il corpo in allineamento dando questo colpetto sull'area pelvica per allineare e stare dritti con le braccia, dritti, e di nuovo giù. Questi sono i dips. L'ultimo esercizio delle mie routine è un esercizio che va ad isolare in totale corpo libero il muscolo del pettorale in modo completo. È un esercizio che ho, non dico inventato io, ma lo chiamo floor hug, ovvero abbracciare il pavimento. In cosa consiste? Molto semplicemente, ve lo faccio vedere frontale. Allora, la partenza è sempre quella da posizione di mezzo plank, ovvero appoggio sulle ginocchia, schiena dritta, addome contratto e piedi non incrociati ma tenuti su dietro. Allora, le mani sono orientate in fuori con una presa larga, ok? Vedete così? L'addome è contratto. Questo esercizio può essere fatto dinamico o isometrico ed è un lavoro compound perché prende la parte alta della schiena, prende i bicipiti, ma soprattutto il dorsale, il gran dorsale in parte, il retto addominale per la tenuta della posizione, ma soprattutto il pettorale. Andiamo giù così, teniamoci a 10 cm dal pavimento. Vedete, l'ho chiamato floor hug perché abbracciamo il pavimento, si sta in tenuta isometrica così per 15 secondi o 20 secondi e si torna su, oppure lo si fa dinamico. È molto molto impegnativo questo esercizio,
molto più efficace delle croci con manubri, perché carichiamo sul petto molti molti chili della nostra parte superiore del corpo, ed è veramente veramente propedeutico. Altro esercizio, l'ultimo, che lo metto ad nauseam nelle ultime live, chi le ha viste ha potuto notarlo, è il plank tradizionale o il plank alternato al plank in appoggio su un braccio e poi alternato, oppure ancora meglio il walk the plank. Adesso ve li faccio vedere in rapida sequenza tutti e tre, molto semplicemente. Per quanto riguarda il plank in appoggio prima su un braccio, poi sull'altro, cercate di tenere un allineamento di sicurezza con i piedi divaricati ad altezza spalle, in questo modo qua, all'incirca, l'addome è super contratto, appoggio sulla mano sinistra, la mano destra va a toccare, sta ferma in posizione lombare e si sta qui. Non è facile da tenere, ma si sta qui per 15-20 secondi. Stessa cosa, cambio braccio, così, ok? Poi in rapida sequenza si torna giù, plank tradizionale. Allora, nel plank tradizionale non ci sono troppe seghe mentali da farsi, il culo su, il culo giù, il culo a metà, più o meno su, più o meno giù. Voi durante il plank dovete, per avere la certezza di farlo bene, dovete essere sicuri di controllare l'allineamento gomito spalla, che sia il più possibile verticale come appoggio, e semplicemente quando sentite che il vostro retto addominale è completamente strizzato, ovvero se qualcuno vi toccasse o con un braccio, con una mano, andate a toccarvi la pancia, dovete sentire i cubettini, il six pack che inizia a spingere fuori, anche detta tartarughina che spinge in fuori. E dovete soltanto preoccuparvi di questo: se l'addome è completamente strizzato, voi state facendo il plank nella maniera corretta. Se sentite l'addome molle, vi sto parlando in termini veramente da prima elementare, se sentite l'addome molle, è molto probabile che voi starete facendo il plank senza andare a sollecitare l'addome in profondità, e vi ritroverete sicuramente a fare il plank in questo modo qua, ovvero è un plank flaccido, molle, perché non avete forza addominale. Quindi nel plank l'addome deve bruciare e deve essere strizzato al 100%. A quel punto lì avrete la quasi certezza di essere allineati nel modo giusto. Allora, in questo modo qui, addome super contratto, quasi da fare fatica a respirare. Allineamento spalle, gomiti, strizzate l'addome, non deve esserci proprio, l'addome non deve essere molle, deve essere, questo è un esercizio hard che prende più parti muscolari contemporaneamente, super compound, cioè ci sono i dorsali, i lombari, le spalle, le braccia, i glutei, i quadricipiti che tengono la posizione. Quindi è un esercizio che racchiude il concetto di total body alla massima potenza. Addirittura molti di voi avranno visto il canale di Umberto Miletto. Umberto Miletto ha un suo modo di interpretare il plank, che ad un primo sguardo, di primo acchito, uno potrebbe dire quella posizione posturale è sbagliata. Allora, Miletto fa il plank in questa posizione, adesso ve lo faccio vedere, chiamiamolo il plank di Miletto,
che va a strizzare ancora più in profondità il retto addominale. Il plank di Miletto essenzialmente viene fatto così: al posto di tenere i piedi in questo modo qua, i piedi sono tenuti così e c'è un pronunciato inarcamento della schiena in questo modo qua per strizzare l'addome al 100%. Questa è un'altra variante di plank, il plank di Miletto. Se state così anche 30 secondi vi accorgerete della profondità, dell'effetto di questo, che questo esercizio va a giocare sull'addome. E ultimo, e chiudo, con questo chiudo questa pillola di video tutorial, il walk the plank, molto impegnativo. Si torna nella posizione di plank classico, addome super contratto, contrattissimo, il walk the plank. Questo esercizio è un super compound, va a prendere tutta l'area centrale del core, le spalle, ma soprattutto per le ragazze che non hanno forza sulla parte posteriore delle braccia, che è una parte che non viene presa direttamente o comunque non in modo importante sul reumergometro, questo è un esercizio che prende anche i tricipiti in maniera molto, molto profonda. Ok? Walk the plank. Ultima variante, plank a braccia distese, andando a fare toccata, mano destra, spalla sinistra, giù, mano sinistra, spalla destra, giù. Questo vi garantisco che vi metta una sequenza così, vi mette in fiamme le braccia, vi porta veramente al bruciore di braccia e di addome. Benissimo, con questo è tutto. Provateli usando la testa, con cautela. Ho cercato di mettervi tutti gli aggiustamenti posturali essenziali per fare bene questi esercizi. Vi ripeto, sono proposte, soprattutto sono mie routine personali che metto in pratica con successo in prima persona. Qualcuno potrebbe essere adatto a voi, altri sicuramente no, in modo particolare il burpee completo, l'X jump, il mountain climber con doppio richiamo di gambe. Vi ho dato la versione hard e la versione soft. Giudicate per voi stessi cosa è meglio per voi e scartate il resto. Detto questo, vi saluto. Se avete domande, contattatemi come sempre a tutti i link che trovate in descrizione, li avete tutti. E se avete delle domande, scrivetemi nei commenti qua sotto. Detto questo, vi saluto. Allenamento intelligente, da My Own Workout, a bombazza sempre.